Nascosto tra la folla. Per chi non lo conoscesse, Davide Ferraris, appunto dal lontano 2007, ha Lontano. fondato, diciamo così, aperto insieme insomma, ad altre persone la libreria Terese insomma, in zona Vanchiglietta, quindi in Corso Belgio. So che molti di voi insomma, già lo conoscono bene per quello. E comunque l'Alberghia sicuramente fa un lavoro particolare e, insomma, sul territorio. Poi vedremo se ce lo racconterà meglio. Potreste averlo già visto anche insomma, un po' più di recente a Torino Spiritualità, dove ha insomma, curato l'intervento di chiusura, oppure al Festival Bottom Up, quello Sì. organizzato dalla Fondazione Architettura. A questo punto io non mi dilungherei oltre, lascerei a te la parola. Su quello che è stata la tua interpretazione del tema. Grazie. Grazie. C'ho gli appunti perché vi racconto una storia, questa è l'idea. Allora, innanzitutto vi ringrazio, ok? Ringrazio Creative Mornings. Grazie in particolare per avermi affidato questo tema, perché credo, mio malgrado, e lo dico proprio subito, lo denuncio, di essere in un certo senso un vero esperto in materia di resistenza. È anche un po' una narrazione, quella della resistenza, del libro di linee, che resistono, il cambiamento e tutto. E quanti di voi si sono chiesti, io immagino, entrando in una libreria o uscendo, magari in una libreria diciamo indipendente, per quel che vuol dire, chiedendosi: ma questi come fanno? Sono, in una serie. Ecco, alcuni di voi non lo pensano solo, ma lo verbalizzano anche. Per cui vengono in libreria e dicono: ma come fate? Ma ce la fate? Resistete! Insomma, quello che probabilmente magari non sapete, ma magari immaginate, è che in effetti la domanda che mi sono fatto più spesso in una parte precisa della mia vita di libraio è proprio questa, cioè il piemontesismo, ok, che alla perfezione descrive lo smarrimento assoluto, ma come faccio a farcela? Quest'idea qua. Ecco, questo è successo a un certo punto in realtà, perché per me le cose sono iniziate in un modo diverso. E quello che vorrei raccontarvi stamattina è una storia. La storia di un resistente per caso, io, che nella vita volevo fare tutt'altro e che nella resistenza mi sono anche un po' smarrito. E come talvolta succede, nello smarrimento però mi sono anche poi ritrovato. Allora, quando ho iniziato a fare questo mestiere, anno 1995, il clima non era già dei migliori. Serpeggiava una certa preoccupazione che aveva un nome molto preciso: Feltrinelli. A Torino, in effetti, aveva appena aperto da poco in Piazza Castello, chissà perché tutti quanti erano convinti che da sola avrebbe attratto tutta la nostra clientela. Feltrinelli ci avrebbe cancellato tutti e la preoccupazione, o lo spettro, diciamo, guardava in modo particolare alla città di Genova, dove, a detta quantomeno dei miei titolari, si stava svolgendo un esperimento che avrebbe cambiato le cose per sempre. Non so. Io vedo questa cosa, diciamo, con una certa distanza, anche perché ero appena arrivato, io ho un compito preciso, devo fare i pacchetti, devo farli più velocemente possibile e meglio possibile. Di me, con me, di queste cose, insomma, non parlavo, no? Erano discorsi che io sentivo in sottofondo, a cui non prestavo nessuna attenzione, anche perché io nella vita non volevo fare. Io avevo 20 anni, avevo da poco smesso di pensare che avrei fatto il calciatore, nel caso. Avevo qualche sogno di rock and roll. Ultimamente mi ero iscritto all'università, volevo fare lo storico medievale.
E su quello un po' mi stavo concentrando. E per me lavorare in libreria era il lavoro ideale. Sotto casa, lavoravo in certi periodi dell'anno, anche quando lavoravo più spesso, magari solo in certe ore, prendevo tutti i libri che volevo, me li portavo a casa, li leggevo senza aprirli, poi li portavo indietro, se li compravo, li pagavo a prezzo di costo. Era fantastico. E poi c'era anche il fatto che comunque dire in certe situazioni che lavorare in libreria aveva anche insomma, il suo perché, faceva un certo effetto. Piano piano però, Natale dopo Natale, scolastica dopo scolastica e poi soprattutto dopo un anno in cui io faccio una sostituzione di malattia per cui lavoro per un anno, a questo lavoro ho incominciato ad appassionarmi alle persone, certamente, alle storie, ma anche a quel meccanismo che sta dietro e che è un po' complicato, credetemi, e chiaramente qua io non vi spiegherò, intorno al commercio dei libri. Incominciava cioè in un certo senso ad appassionarmi anche la tecnica, ma non era ancora abbastanza. Perché c'è un momento preciso, una sorta di epifania professionale in cui ho capito che quello davvero avrebbe potuto cominciare a diventare il mio lavoro. C'è proprio un momento preciso, una sera esco con la mia fidanzata, si chiama Letizia, andiamo al cinema. Allora, l'ultimo film l'ha scelto lei, ok? Che mi ha detto: "Ah, andiamo a vedere questo film divertente. C'è uno a un certo punto a una cena che si alza e racconta tutti i fatti della famiglia, una cosa da spanciarsi proprio, no?" Lei mi dice questa cosa qua. E che poi il film in questione era Festen di Thomas Vinterberg, dove sì, effettivamente uno si alza e racconta tutti i segreti della famiglia, ma quei segreti non fanno affatto ridere, ti ritorcono le budella. E quindi questo è per dire che stavolta il film lo scelgo io. E scelgo, è il 99, Il Gladiatore. Ora, suppongo che Letizia non avesse così voglia di vedere Il Gladiatore, per cui mette in atto una di quelle strategie. Arriva in ritardo. E per cui non possiamo andare a vedere il gladiatore, possiamo però, guarda che caso, andare nella sala a fianco a vedere il film che io sospetto che invece Letizia volesse vedere, e cioè Notting Hill. Lì la mia vita è cambiata. Allora, Notting Hill è un film che racconta un'epopea strabiliante. Per me è strabiliante, immagina, sei Hugh Grant, hai una libreria in un tranquillo sottoquartiere di Londra, in mezzo al mercato, con un dipendente. Arrivi quando vuoi, vai via quando vuoi, quando ci sei passo tutto il tempo a leggere, hai un amico matto e divertente con cui dividi la casa e a un certo punto in libreria arriva Julia Roberts e nel giro di 2 o 3 giorni al massimo ti ci metti insieme. Io rimango strabiliato, eh. Mi sembra un sogno meraviglioso. E tra l'altro io quella cosa ce l'avevo, che non era mia, perché era la libreria, dico, cioè ci lavoravo, ce l'avevo. Ecco, avevo anche una fidanzata. La soluzione è semplice. L'imperativo diventa categorico, ormai sono grande, basta fidanzate, mi concentro sul lavoro. Da quel momento il mood in cui accoglievo il green della porta è cambiato. I colleghi continuavano a parlare di Genova, dell'esperimento, e io da una parte continuavo a disinteressarmi completamente della questione, dall'altra però scoprivo la gente, le persone. Certo, da quella porta lei non entrava, ok? Ma entravano altre persone, con una storia. E la cosa che incominciava ad appassionarmi e che mi piaceva è che la loro storia in qualche modo mi sembrava che si intrecciasse con le storie che leggevano e volevo essere parte di quella cosa lì. E poi naturalmente aspettavo che prima o poi arrivasse lei, Julia Roberts. Avrei detto al mio collega, chiudi tu. Mio collega, perché la libreria non era mia,
forse era un primo segnale che nel mio immaginario c'erano cose, insomma, che non sarebbero tornate, che non avevo considerato. Comunque, uscendo, avrei salutato gli amici del borgo, increduli, e sarei andato a stendermi su un prato con Giulia. Avremmo letto pagine d'amore. Ecco, se io pensavo più a questo, quando pensavo alla libreria, a quei tempi, e non badavo all'allarme che mi girava intorno, anche perché non mi sembrava preoccupante, aperto una feltrinelli, dicevo, dai, ma che sarà mai? E invece. Lavoro in libreria per i successivi 6 anni, più di una libreria in realtà, perché le librerie in cui lavoro passano di mano. Qualcuno chiude intorno a me, a noi, qui in città, sono gli anni della Moria. Pensateci, Fogola, Zanaboni, Druetto, Alfieri, Latte, Campus, quasi un ritornello. Librerie storiche, radicate. E all'improvviso capisco che quello di cui tutti si preoccupano è reale. C'è un mondo che sta cambiando. Fanno addirittura lavorare da Mondadori, ma non funziona, non è il mio posto. Per un anno faccio lavori saltuari, sempre in libreria, ma con sempre meno convinzione. La decupa ed è proprio in quel momento che per la prima volta sento parlare di librerie e di resistenza. Nella mia vita però, grazie a Dio, splendido, ho incontrato Chiara, dopo un anno è nata Anita e arriva uno di quei periodi in cui nella vita senti che tutto è possibile, per cui prendo tutto il mio coraggio, lo metto in un sacco e decido di aprire Therese. D'altra parte, il libraio è l'unica cosa che so fare. Appena rimetto piedi in magazzino, manco da quasi un anno circa, magazzino di distribuzione intendo. I colleghi sono neri, la Feltrinelli sono diventate le Feltrinelli e in più ora c'è Fnac, Mondadori, appunto, ci ho appena lavorato. Le Giunti sono nati franchising e io non lo so, io casco un po' dal pelo, io sono lì che penso alle storie, alle persone, agli intrecci. Insomma, vado dai colleghi e gli dico, ma non mi devo preoccupare. Ma sei pazzo? Ma certo, mi dicono, chiuderemo tutti, dobbiamo resistere. Io però ormai sono in ballo, penso ai miei sogni e il 23 giugno del 2007 apro. Ecco, qui ho un piccolo elenco casuale, forse non proprio casuale, di accadimenti di una certa rilevanza che avvengono da quel momento nel corso di successivi 3 anni, frapponendosi tra me e i miei sogni di fare il Notting Hill in banca. Apro il 2007, eh? 2007-2008, questa avete già sentita, crisi mondiale dell'economia. 2008 nasce Facebook, dice che c'entra, mettetelo lì. 2009 in Italia arriva il Kindle, il 23 novembre 2010, finalmente Amazon consegna il suo primo pacco in una casa italiana. Nel giro di 3 anni, i miei primi anni da Hugh Grant, il mondo dei libri è letteralmente rivoluzionato. E io cosa faccio? Resisto. Amazon è sempre aperto. Io sto sempre aperto, dalle 9 alle 20. Amazon fa le consegne, anch'io faccio le consegne. Di più, con un socio faccio una macchina libreria che porta i libri a casa e sulla macchina viaggia un libraio. La cosa ha un successo incredibile, c'è addirittura un libro che lo racconta. Cominciamo a fare serate casalinghe. La mattina apro la libreria, resisto, la sera salgo sulla macchina e resisto. Fatica tantissima, risultato economico scarso, ma non importa, resisto. Non ci sono più orari, lavoro sempre. La grande distribuzione, la lettura digitale, il commercio online, ci sono 24 ore su 24, io ci aspiro. Quando non siamo in giro a fare la serata, ospitiamo presentazioni,
Un anno ne abbiamo fatte 120. Guardo poco a cosa fanno i miei colleghi. Qualcuno so che resiste, come me, qualcuno sembra inspiegabilmente calmo come al solito. Ma non mi domando perché resisto. La gente in libreria mi vede stanco, qualcuno mi chiede se va tutto bene, se ce la faccio, se resisto, e io resisto e dico sì, va tutto bene, ma non va tutto bene. Sono sempre meno a casa, ad esempio, e mi si va. La serata continua a crescere, facciamo qualche teatro addirittura, ma siamo sempre nervosi e ci agitiamo tantissimo, economicamente la cosa non va. Litigo con il mio socio e si decide di andare ognuno per la sua strada, a resistere. Sono scosso, ovviamente, molto scosso, ma resisto. Incontro Sara, che ormai da 10 anni è un pezzo gigantesco della libreria Teresa, che c'è stato, non può non sapere chi sia, e insieme all'inizio resistiamo. Facciamo fatica, ma resistiamo. Nascono i social e noi ci buttiamo a capofitto. Foto, video, post. La cosa sembra funzionare piuttosto bene, così decidiamo di buttare lì il nostro grido di resistenza e per farlo di realizzare un video da pubblicare su Facebook, dove nel frattempo decine e decine di gruppi che sono nati decantano il valore sociale delle librerie indipendenti, la necessità di una legge che tuteli un patrimonio della comunità contro lo strapotere dei colossi internazionali e bla bla bla. Il nostro obiettivo? Rendere chiaro al mondo la superiorità del libro cartaceo sul Kindle. È una lotta senza quartiere. Il mondo deve sapere. L'idea è molto semplice. Sara prende un Kindle dal comodino e lo porta al viso. Lo annusa. Sai. Evidentemente delusa. Stacco. Sara sta leggendo un libro di carta. Lo avvicino al viso e inspira a pieni polmoni. Profumo della carta. 30 secondi. Perfetto. Pensiamo, ma qui spacchiamo tutto, spacchiamo il web. Qui, ma il Kindle lo sconfiggo io. Teres batte Amazon. Muti. Il video funziona, eh? Ok, nel giro di qualche minuto, nel quale noi siamo letteralmente con la bava alla bocca, letteralmente, diventa minimissimamente virale, ok? Minimissimamente. Insomma, alla fine della giornata fa 50.000 visualizzazioni. E tra i commenti solidali alla resistenza della carta, alla resistenza delle librerie contro il mondo che sta cambiando per un mondo più buono e più giusto, spicca lui, che con glaciale indifferenza commenta. Pensa come sono messe le librerie, ci credo che chiudano. E io crollo. Ecco, adesso io ci rido, ma perché sono passati 10 anni? Ma in realtà lì per lì mi arrabbio tantissimo. E quando mi calmo, dopo aver sbraitato per un paio d'ore, realizzo che non sono più in grado di gestirla, quella cosa lì. Proprio emotivamente. Sono stanco, stanchissimo. Non voglio più essere un baluardo di niente, perché per me ormai mi sembra che resistere significhi trasformare tutto in una prestazione. In una performance. E poi a me in fondo, ma che me ne frega del Kindle? Che me ne frega di Amazon, della grande distribuzione organizzata? Non era per questo che io avevo iniziato. Non era questo che avevo creduto possibile, sconfiggere la trasformazione globale dei consumi del libro. Erano le storie, le persone, gli intrecci. Stare in un luogo come si sta a casa, una casa in cui alla fine arriva Giulia Roberts. Ecco, a dirla tutta, io non sono Giulia Roberts. Tutta questa retorica poi,
della resistenza e dei valori in un mondo che cambia, comincia ad apparirmi un po' fasulla. Mi sembra un tentativo di ammantare di progressismo una posizione conservatrice, che oltre a farmi perdere un sacco di tempo, di energie e di possibilità, se n'è fregata di quello che volevo io. Sono diventato resistente a oltranza e non ho idea di come sia potuto succedere. Quando ho aperto la libreria, in quel fatidico 2007, giugno, in cui in modo quasi inconsapevole diventavo un resistente, mia figlia aveva 6 mesi. Qualche settimana prima avevamo impresso la sua mano nel pavimento di cemento, nella stanza principale della libreria, e l'avevo fatto per un motivo preciso. Oltre naturalmente alla tenerezza di vedermela sempre lì, ogni tanto questa manina piccola è perfetta. Volevo che quell'impronta fosse la testimonianza dell'impronta che avrebbe lasciato Teresa. Un auspicio, in qualche modo, per entrambe, Anita e Teresa, a diventare quello che avrebbero voluto diventare. Guardo l'impronta e in un certo senso è come se fino a quel commento io mi fossi dimenticato di ciò che significava. La soluzione non è arrivata subito. L'abbiamo cercata e ricercata e poi ancora cercata, la stiamo cercando ancora, ma non è una fatica quella. Cercare non è mai una fatica. Col tempo, però, qualche decisione l'abbiamo presa e abbiamo deciso che l'unica cosa a cui dobbiamo resistere è la tentazione di assecondare qualcosa che non ci appartiene. La tentazione di tradire noi stessi pur di galleggiare. Di trasformare quello che per noi è il senso profondo del nostro lavoro in una battaglia per la sopravvivenza. Oggi non parliamo più di resistenza. E se qualcuno ci chiede se resistiamo, rispondiamo che no, non resistiamo, esistiamo. Ed è tutto quello che vogliamo. Siamo ripartiti dalle persone. Perché a ben guardare quella faccenda del commercio elettronico, della lettura digitale, dei megastore, lascia un sacco di spazi di manovra. Lascia scoperto il campo del rapporto umano e in tutto quel battagliare con le armi spuntate della resistenza, forse ce ne eravamo un po' dimenticati. Sono passati 10 anni da allora, 17 da quando è nata. L'impronta resiste. Io ho comprato un Kindle per le vacanze. Ci stanno un sacco di libri in valigia, poi se no i libri pesano. Al mio periodo di resistente penso con affetto, ma non lo rimpiango neanche un po'. Non penso più a resistere. Penso a esistere, alle persone, alle storie, agli intrecci e a far stare tutti insieme in un luogo in cui si sta come a casa.